Ciao a tutti, buongiorno. Un breve video per dirvi una cosa. Vi avevo promesso che non ci sarebbe stata nessuna pietà per i furbetti del reddito di cittadinanza. Abbiamo fatto una convenzione con la Guardia di Finanza che sta funzionando benissimo. Anche nei prossimi giorni ci saranno nuove ispezioni nei centri di assistenza fiscale in Italia che stanno consigliando alla gente come eludere i paletti del reddito di cittadinanza. Ma devo dirvi che come sempre il PD non smette mai di meravigliarci e il primo furbetto del reddito di cittadinanza non è una persona in difficoltà che voleva il reddito di cittadinanza, ma è un consigliere comunale del PD, capogruppo del PD a Monreale nel consiglio comunale, che lavorava in un centro di assistenza fiscale a Palermo e consigliava alla gente come frodare lo Stato italiano cambiando le residenze e quindi facendo crescere o abbassare il valore dell'ISEE per accedere a due redditi di cittadinanza e non uno. Questo dato è un dato importante perché pensate un po' alla legge del contrappasso. Tutti quelli che in questi anni hanno passato il tempo a dire il reddito di cittadinanza favorirà i furbetti, cioè quelli del PD, si ritrovano ad avere un consigliere comunale del PD che è il primo furbetto. Lo abbiamo individuato con la Guardia di Finanza e lo abbiamo fatto sospendere. Io non ci posso credere che è uno del PD. È uno del PD. Non ci posso credere. E vogliamo dire anche un'altra cosa, Alessandro. Visto che Martina e Orfini sono accampati in Sicilia da 2 o 3 giorni a denunciare il governo sulla Sea-Watch, si trovano a Siracusa. Di ritorno, se possono, possono passare per Monreale, perché noi ci aspettiamo l'espulsione di questo consigliere comunale dal PD. Ma loro sono contro l'espulsione. Loro sono contro l'espulsione, mancanza di democrazia. Esatto. Beh, questo signore si chiama Sandro Russo, consigliere comunale del PD a Monreale, capogruppo, che ci auguriamo che il PD voglia espellere, dopo che, attenzione, è stato sospeso dal suo lavoro al centro di assistenza fiscale. Io devo ringraziare il comandante generale della Guardia di Finanza e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo perché sono stati tempestivi nell'intervento e ringrazio anche tutte le segnalazioni che mi stanno arrivando. Diciamolo a tutti i nostri attivisti, cittadini, ci stanno arrivando tante segnalazioni di irregolarità in alcuni CAF, cioè i centri di assistenza che segnalano alla gente come fregare lo Stato, e quello che voglio dirvi è continuate a mandarcelo perché noi manderemo la Guardia di Finanza ovunque per fare questi controlli. Ma si può mandare prima, non soltanto, cioè si può mandare prima individuando per persone che lavorano nel CAF, ma sono pure iscritte al Partito Democratico, cioè no, non è una battuta perché la roba è costituzione. Cominciamo tesserati. Per forza. Perché è una cosa che ha dell'incredibile, cioè il Partito Democratico mentre vuole raccogliere delle firme per contrastare una misura che sostiene le persone maggiormente in difficoltà, contemporaneamente un uomo del Partito Democratico dice ad un altro tizio come fottere lo Stato. Cioè, chapeau, complimenti, buon funerale, ripeto, buon funerale, per me dovete politicamente scomparire perché non è veramente accettabile, queste firme contro il reddito di cittadinanza sono vergognose. Noi si va avanti e speriamo che chi è adesso il, perché me lo so perso, il segretario del PD? Allora, presidente è ancora Martina, è ancora Orfini. Veramente. E il segretario dovrebbe essere Martina, però diciamo in attesa di nuove elezioni. E Orfini, noi sì, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, non ci siamo mai attaccati reciprocamente. Fate questa bella cosa e espellete e date questo bel segnale, espellete questo tizio dal Partito Democratico, perché questo tizio in pratica, uno del Partito Democratico, ha indicato in un cittadino come fottere lo Stato, ok? Ok, allora ci sentiamo presto, aspettiamo le altre segnalazioni e restiamo sempre in contatto perché non ci riusciranno a buttare giù il reddito di cittadinanza. È una misura per le persone in difficoltà per trovare lavoro. Ci sono le imprese al centro che potranno assumere tanti nuovi ragazzi e giovani che non hanno lavoro e avranno 18 mesi di sgravi, e non meritiamo partiti e esponenti delle istituzioni che consigliano agli italiani come fregare questo governo. Io sono sempre stato convinto che le persone in difficoltà non ci siano i furbi tra le persone in difficoltà, ma forse tra quelli che in questi anni proprio da furbi hanno scalato i partiti, sono diventati capogruppi nei consigli comunali, e tra i partiti dei furbi non può che esserci il PD. Ciao!